Si è conclusa con successo un'articolata operazione dei carabinieri di Faenza per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto attorno a scuole e giardini pubblici del territorio. A destare clamore è l'età del protagonista in negativo dell'intera vicenda. Un ragazzo di 15 anni che era all'opera da almeno 2 anni sulla piazza Faentina, sembra con una certa fama e un'etichetta da bullo, spesso assente dalle lezioni, per frequentare i parchi dove era appunto solito incontrare i propri clienti. Da tempo le forze dell'ordine erano sulle sue tracce per cercare di interrompere questo smercio indisturbato, diretto il più delle volte ad una clientela molto giovane, coetanea dello spacciatore. L'operazione si è conclusa qualche sera fa con un pedinamento che gli agenti hanno attuato in borghese, che è terminato con l'incontro fra lo spacciatore, in compagnia di un amico, ed un ragazzo poco più anziano. Ma quello che doveva essere un appuntamento per la consueta vendita di sostanze stupefacenti si è trasformato in un agguato con il quindicenne che ha aggredito l'altro giovane, accusandolo di aver fatto il suo nome con le forze dell'ordine. A quel punto i carabinieri sono dovuti intervenire per separare l'aggressore dalla propria vittima, poi ricoverato all'ospedale dove è stato dimesso con 8 giorni di prognosi e una trauma facciale derivante da un pugno. Dopo aver informato i genitori, gli uomini dell'arma hanno così proseguito con la perquisizione della casa del quindicenne, dove hanno rinvenuto quello che è stato definito il kit del perfetto spacciatore: vasi di vetro contenenti marijuana, microdosi pronte per lo spaccio, semi di cannabis, coltelli con residui di erba e hashish, bilancino di precisione, alcuni grinder per tritare la marijuana e foglie essiccate. Il tutto per un totale di 200 grammi, con all'interno un principio attivo corrispondente ad oltre 600 singole dosi medie giornaliere per uso personale. Affidata ai genitori sotto arresto, il ragazzo ha quindi ricevuto la convalida del fermo da parte del GIP del Tribunale per i minorenni di Bologna, Luigi Martello, che ha disposto il suo accompagnamento in una comunità minorile, dove è stato trasportato dagli stessi carabinieri. Già dall'inizio dell'anno scolastico sono stati attivati dagli agenti alcuni servizi nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del Faentino per prevenire fenomeni di spaccio, di microcriminalità ed eventuali episodi di bullismo. Quello che preoccupa nell'indagine appena portata a termine è la bassa età dei consumatori constatata dagli agenti. Federico Lega, per Faenza Web TV.